Sto aspettando che arrivi Andrea per fare un piccolo confronto tra le Takumi Sen 8 e le Adios Pro 2. Non sono queste che invece sono le Prime X. Sono interessato dal lato vostro a capire quale potrebbe essere un prossimo confronto tra diverse scarpe. Per ora abbiamo fatto confronti solo con scarpe dello stesso marchio, ma probabilmente nei prossimi giorni andremo in pista e in questo caso, utilizzando i sensori RunScribe, faremo anche confronti tra più marchi, ma focalizzandoci non tanto sulla scarpa, ma sulla reattività e su tutti i parametri tecnici delle diverse scarpe. Fatemi sapere qui sotto quale confronto vorreste vedere. Io aspetto che arrivi Andrea e poi raccontiamo in quali condizioni utilizzare le Takumi Sen 8 rispetto invece alle Adios Pro 2, che ripeto non sono queste. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, ci vediamo tra pochi minuti. Andrea, siamo finalmente giunti al confronto tra le Takumi Sen 8, che sono pensate per le gare più brevi, e le Adios Pro 2, che sono invece pensate per gare più lunghe. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao intanto a tutti, sto pensando che adesso inizia il Varesotto, sarebbe state da provare le Takumi in gara e mi sa che così lo farò. Ma due modelli molto simili da una parte e diversi dall'altra. Sì, una scarpa nata per mezzi maratone e maratone, l'altra per gare come limite massimo, la mezza maratona, ma più per 10 km, 5 km. Di solito il confronto parte dalla tomaia. Secondo te, quale delle due tomaie è la migliore? Beh, le tomaie sono praticamente identiche, è un po' più traforata quella della Takumi Sen, forse vince, ma per pochissimi punti, ma sono praticamente identiche quelle della Takumi. Tu nelle varie recensioni ci hai raccontato che allacciarsi le Adios Pro 2 è comunque molto difficile. Cosa ne pensi dell'allacciatura e secondo te quale delle due scarpe è migliore? Ma allora, non so se si vede, ma guarda com'è molto più libera la linguetta della Dios Pro rispetto a quella della Takumi. Infatti hanno dato un punto un pochino più in alto della linguetta, quindi sono nettamente più comode da allacciare quelle della Takumi Sen, ma proprio per questa roba che non si arriccia la linguetta. Invece sappiamo che si stanno avvicinando le gare serali. Cosa ne pensi del tallone, dei talloni delle due scarpe e quale consiglieresti per una gara breve? Ma il fatto è che sulle gare più brevi serve poco il tallone, diciamo, come ammortizzazione, perché 5 km non arrivi praticamente mai bollito. Su una 10 km, se proprio è l'ultimo chilometro, ultimi 2 km, e invece è fondamentale sulle Adios Pro 2, perché fondamentalmente sono scarpe da maratona, quindi quando si è stanchi c'è più ciccia nel tallone e si sente. Invece, a livello di stabilità, come le hai viste le due scarpe e cosa ne pensi? No, molto più stabile la Takumi Sen, perché comunque più bassa e niente, risulta più precisa nelle curve strette, roba che invece con le Adios Pro 2 è impossibile da fare. Però diciamo anche che sono due scarpe da usare a velocità diverse, cioè in maratona una curva stretta dove devo rilanciare non la faccio, mentre in gara su 5-10 km con la Takumi Sen mi può capitare, anzi mi capita spesso. Abbiamo sempre parlato dello spazio nell'avampiede, che di solito nelle scarpe da gara è abbastanza limitato. In questo caso, cosa ne pensi e come le hai viste? Ma guarda, mi sembrano comunque molto simili, sicuramente un pochino più ampia, ma di poco poco la Dios Pro 2, perché è comunque una scarpa da lunghe distanze, quindi mi deve, diciamo, accogliere meglio il piede. Ho visto che hai appena tirato fuori la soletta sulle Adios Pro 2, sulle altre invece non è possibile. Suggeriresti in queste scarpe da gara di mettere un plantare e se sì, in quale? Io direi che devo mettere a lavare sta Dios Pro 2, perché puzza in una maniera indecente. Guarda, ti dico, i plantari forse ce li potresti mettere dentro, sicuramente visto che c'era la soletta che si estrae, però su scarpe da gara io non so proprio se glielo metterei dentro. Per quanto riguarda la reattività, sappiamo che l'intersuola delle Adios Pro 2 è più alta. Che impatto ha questo sul comportamento nella corsa e secondo te ti fa andare più velocemente?
ti facilita lo stesso perché comunque è una mescola molto, molto reattiva, non morbida come lo Zoom X, però è una super mescola, quindi più ce n'è meglio è. Invece a livello di battistrada, quale delle due è migliore e secondo te nella stagione, tra virgolette, delle piogge, quale utilizzeresti? Qua secondo me vince a mani basse la Takumi Sen, ma è uscita dopo la Dios Pro 2, secondo me anche la Dios Pro 3 sceglierà questa zigrinatura nella vampire. Per quanto riguarda la durata, quale secondo te dura di più e quale invece dura di meno? Beh, sicuramente dura di più la Dios Pro 2, ma anche perché ha più schiuma. La posso usare per le gare, per i 400-500 km e poi incominciare ad usarla per gli allenamenti. E invece domanda da 5 milioni di dollari: per chi corresse la mezza maratona a 5 al chilometro, quale delle due suggeriresti? Beh, per correre a 5 al chilometro o per atleti un pochino più pesanti, la risposta è semplice: secondo me vince la Dios Pro 2 perché è comunque una scarpa più protettiva. Ultima domanda, una costa sicuramente di meno dell'altra, ma a livello di qualità-prezzo, secondo te, quale delle due consiglieresti? Anche questa è una domanda abbastanza difficile. Io andrei di Pro 2 davvero se sono mezzo maratoneta o maratoneta, invece se sono uno che corre fino alla mezza maratona andrei di Takumi, senza guardare in questo caso il prezzo. Grazie Andrea, stay strong, keep running, io riprenderò nei prossimi giorni a correre, voi comunque sappiate che ci sono tutte le recensioni Adidas di queste scarpe e vi consiglio di guardarle. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e vi ricordo, se potete, i caffè che sono sempre ben accetti. Ciao!